Anticipazione Il Segreto, trama puntate dal 5 al 9 agosto 2019. Fe muore. Lunedì 5 agosto 2019. Don Berengario soffre tantissimo e Carmelo fa di tutto per evitare che confessi la verità sull'omicidio dei Molero alla Guardia Civile. Deve farlo per Julieta, che gli ha chiesto di tacere per evitare che si sappia che è stata violentata. Don Berengario però è devastato da terribili sensi di colpa e decide di recarsi da Don Anselmo per confessarsi. Ma prima di farlo, passa dal suo amico e gli dice che qualunque passo farà, gliene darà conto. Severo intanto continua le sue indagini e tiene d'occhio i due. È certo che gli stiano nascondendo qualcosa. Fernando continua a portare avanti la sua strategia per spingere Roberto a lasciare la casona, ma il suo piano va incontro al più totale fallimento. Julieta finge di stare meglio per tranquillizzare i suoi cari, ma in cuor suo soffre terribilmente. Le immagini della violenza subita non le danno tregua. Saul ricorda alla sua amata che deve pensare al meglio perché il peggio è passato. Eustaquio e suo figlio sono fuggiti chissà dove. Maurizio intanto rischia di morire per salvare la vita a Fe. Martedì 6 agosto 2019. Il sergente Cifuentes vuole parlare con Don Berengario e Julieta per ricostruire gli eventi legati alla sparizione dei Molero. Raimundo copre Maurizio in presenza di Prudenzio per occuparsi di Faustino, che tende una trappola a Fe. Alla casona si tiene una festa. Roberto è ben voluto da tutti. Franziska non può credere a quel che vede. Il cubano è amato e stimato e forse è veramente fatto breccia nel cuore di Maria. Isaac è stufo delle insinuazioni di sua moglie e le assicura di non amare più Elsa e che pur essendo costretto a starle vicino tutto il giorno a causa del suo lavoro al dispensario, mai e poi mai si sognerebbe di ritornare al suo fianco. In realtà mente spudoratamente. La Laguna intanto è sempre più felice di aver conosciuto un uomo buono come Alvaro. Antonina non crede alle parole del marito e non smette di pedinarlo. Il guerrero nutre grossi dubbi sulla buona fede del dottore. Per lui sta nascondendo qualcosa. E la sua tesi trova conferma quando trova dei gioielli in uno dei suoi tanti scaffali. A chi appartengono? Il sergente pone diverse domande a Don Berengario e Julieta. Vuole sapere tutto sugli ultimi spostamenti del Molero. Il sacerdote, in preda al panico, chiede di che cosa è accusato e commette una grave imprudenza. Il sergente lo rassicura: di nulla. Durante la visita alla Guardia Civile non smette di rassicurare l'Auriarte, affermando che Eustachio e Lamberto sono fuggiti e difficilmente torneranno a Puente Viejo. Mercoledì 7 agosto 2019. Faustino mette fine alla vita di Fe, che dopo essersi beccata un proiettile è in serio pericolo di vita. Maurizio però coraggiosamente riesce a soccorrerla alla porta morente al dispensario. Elsa e Alvaro si prodigano per salvarle la vita, ma le sue condizioni lasciano presagire il peggio. Isaac intanto rincasa e Antonina si mostra molto gelosa. Il ragazzo esasperato esce per prendere una boccata d'aria e si reca alla locanda di Castagneda. Qui racconta a Mattias che cosa ha scoperto sul conto del Fernandez. Antonina nel frattempo scopre che Isaac sta parlando con un ragazzo misterioso. Carmelo calma Don Berengario, che è in preda agli incubi, e gli dice che cosa deve rivelare alla Guardia Civile quando ritornerà a interrogarlo. Maurizio informa i suoi concittadini che Fe non ce l'ha fatta, è morta. Gli abitanti di Puente Viejo sono distrutti. Carmelo e Meliton credono sia necessario avvisare la Guardia Civile,
ma per Maurizio è inutile. Tutto ciò che intende fare è organizzare il funerale della donna. Saul apprende dell'omicidio della Perez e si dice molto dispiaciuto. Non sa quali parole utilizzare per riportare la notizia a Urieta, che continua a rintanarsi nel suo dolore. E quando le viene comunicata la tragica dipartita, si lascia andare un pianto disperato. Elsa nota qualcosa di strano nel comportamento di Alvaro. Gli sembra che abbia accolto la morte di Fè in maniera fin troppo fredda e le chiede apertamente se sta celando qualcosa. Maurizio chiede un favore a Raimundo. Improvvisamente Fè stupisce tutti arrivando, in carne e ossa, al Villa Montenegro. Giovedì 8 agosto 2019. Alvaro confessa ad Elsa di aver aiutato Fè firmando il suo certificato di morte. La donna è viva. Maurizio e la Perez intanto spiegano a Raimundo che sono arrivati alla casona senza farsi vedere. E il tutto con la complicità di Alvaro. Per Lullò la donna deve lasciare il paese. Infine il Godoy confessa la verità anche a Saul, Uliete e Consuelo, che tirano un sospiro di sollievo. Successivamente ricorda loro che organizzeranno un finto funerale per far credere a tutti che la donna è passata a miglior vita. In risposta alle domande di Elsa, Alvaro confessa di aver aiutato Fè perché quest'ultima era in gravissime difficoltà. Chi le ha sparato la voleva morta. La laguna, intenerita dalla sua bontà, prova a baciarlo. Lui ricambia e lo fa con molta passione. Antolina arriva al negozio e cerca di scoprire chi è l'uomo che ha visto con suo marito. Emerge che Isaac ha chiesto aiuto a un vicino per indagare sul Fernandez e non esita a confidarlo a Mattias. Dolores nel frattempo informa Antolina che l'uomo che ha visto parlare con il guerriero è un investigatore privato. La donna capisce che suo marito sta cercando informazioni sul dottore. Carmelo capisce che non può fidarsi di Don Berengario. È troppo fragile e provato. Il sacerdote intanto, nel momento in cui viene convocato dalla guardia civile, finge un malore per evitare di assistere alla ricostruzione. Il sindaco invece si prepara a presentarsi da Cifuentes quando Don Anselmo appare di sorpresa. Vuole conoscere la verità. Nonostante la confusione che si sta vivendo alla casona per i funerali di Fè e per il piano per la sua partenza, Franziska non intende abbassare la guardia su Maria e Roberto e fa pressioni a Fernando. Maurizio conferma a Fè che tutto sta procedendo come previsto. Ora è ufficialmente morta ed è necessario che si rifaccia un'altra vita altrove. Venerdì 9 agosto 2019. Maria soffre l'assenza di Gonzalo, l'unico uomo che le ha veramente rubato il cuore. Elsa capisce di aver fatto un passo in avanti molto importante baciando Alvaro. Quando lo confida a Marcela, lei afferma di non esserne molto felice. Isaac apprende del bacio e chiede spiegazioni, anche se sa di non averne alcun diritto. Più tardi il guerriero viene coinvolto da Alvaro in una discussione e i toni si fanno improvvisamente accesi. Carmelo riesce apparentemente a raggirare Don Anselmo. Il Leal non dorme la notte e Adela capisce che deve essergli capitato qualcosa di brutto, qualcosa che ha a che fare con quanto accaduto a Julieta nel bosco. Il sergente Cifuentes intanto non sembra soddisfatto di come il giudice ha chiuso il caso della Uriarte. Prudenzio visita la sua ex, che finisce per litigare con entrambi i fratelli Ortega. Lei nega di aver bisogno di aiuto, per questo motivo devono smetterla di starle addosso. Tra Antolina e Isaac c'è molta tensione. Dolores continua a spettegolare sul guerriero. Gonzalo invia un pacchetto regalo ai suoi figli. I bambini la aprono con Roberto. Maria legge il contenuto di una lettera che accompagna la scatola a lei indirizzata e non può fare a meno che pensare a lui, l'unico amore della sua vita. Roberto le assicura che sebbene sappia che il suo cuore appartenga a Gonzalo, il suo invece appartiene a lei.
Fernando rimugina la sua sfortuna. Non è più la seconda, ora è la terza scelta di Maria. Fortunatamente Franziska ha pensato e crede di aver trovato un modo per porre fine alla questione Roberto. Melito riceve buone notizie. Gli è stato assegnato il premio di sceriffo dell'anno. Raimundo spiega che Fè deve partire per le Americhe. Lì sarà al sicuro con Prado e Rosario. Anticipazioni Il Segreto, puntate di settembre 2019. Maria decide di scappare con Roberto, ma i due pianificheranno di scappare insieme da Puente Viejo. E quanto di clamoroso lascia trapelare la trama del mese di settembre 2019? La donna lascerà intendere di aver mentito e di essere giunta alla casona e aver fatto credere a Fernando nella fine del suo matrimonio con Gonzalo, solo per indagare e per incastrare il Messia, responsabile di tutte le sue più recenti sfortune, dal sequestro dei suoi genitori alla scomparsa dei suoi bambini. La ragazza, come ben sapete, è riuscita a salvare, peraltro, con la collaborazione dello stesso Messia, sia Speranza e Beltrán che Emilia e Alfonso. Per questo motivo ha favorito all'oscuro perfino di Franziska la venuta a Puente Viejo di Roberto, un suo grande amico cubano. Fingendosi innamorata di lui, la giovane ha ideato un piano per scappare, ma esso non andrà perfettamente in porto. Anticipazione Il Segreto, puntate di settembre 2019. Roberto scompare nel nulla. Come vedremo a breve, Franziska, quando capirà che grazie a Roberto Maria non partirà più e resterà a Puente Viejo, inizierà a cambiare atteggiamento nei suoi confronti, mentre il cubano si professerà sempre più innamorato della donna. Il Messia, desideroso di rifarsi una vita accanto a lei, per avere anche la possibilità di restare sotto la protezione della Montenegro, non potrà accettare tutto questo. Intanto la Castaneda e il suo amico si metteranno in cerca di una casa, fingendo di voler iniziare al più presto una convivenza. Fernando, quando lo scoprirà, si sentirà ferito e tradito. Roberto e Maria poi si vedranno in gran segreto e qui diranno chiaramente che la casa è soltanto una copertura. Il loro intento è ritornare al più presto a Cuba. Franziska nel frattempo continuerà a trattare con gentilezza Roberto, affermando che solo grazie a lui se la sua figlioccia ha maturato la decisione di separarsi dall'odiato Gonzalo. La donna poi comunicherà le sue impressioni anche a Raimundo, aggiungendo addirittura di voler chiedere scusa all'uomo per aver osato macchinare nei suoi riguardi e avergli reso all'inizio il soggiorno impossibile. Fernando intanto comincerà a sentire puzza di bruciato, mentre Roberto continuerà a organizzare la fuga. E il suo più bello pregherà la Castagneda di dirgli la verità. È realmente sicura di volerlo fare? La giovane ribadirà di sì e gli raccomanderà assoluta segretezza. Franziska nel frattempo convocherà Maurizio nel suo ufficio e gli affiderà una missione molto importante: sbarazzarsi di Fernando. Raimundo poi bloccherà il capomastro e gli consegnerà una lettera di Fè. L'uomo la leggerà con profondo dolore e si renderà conto che è soltanto un lontanissimo ricordo adesso. Fè infatti negli episodi non da settembre si sarà stabilita in America per sfuggire a Faustino. Nel frattempo sarà tutto pronto per la fuga. Maria, come pianificato il giorno prima con il suo amico, si farà attendere fuori Puente Viejo, in un posto lontano da occhi indiscreti. E porterà con sé anche Speranza e Beltrán. Dopo aver atteso diverse ore, del suo amico nessuna traccia. Che cosa sarà successo? Anticipazioni Il Segreto, puntate di settembre 2019. Franziska fa una proposta a Maria e vuole sbarazzarsi al più presto di Fernando. Affranta Maria, temendo possa essere successo qualcosa di brutto a Roberto, farà ritorno alla casona e apprenderà che il cubano ha negoziato un piano con Franziska, nel frattempo accortasi di tutto. La donna dirà alla sua figlioccia che se resterà in paese e non si ricongiungerà con Gonzalo, non interferirà mai più nella sua vita né in quella di Roberto.
Fernando nel frattempo verrà colto da una vera e propria crisi di nervi e farà veramente fatica a controllarsi. Franziska se ne accorgerà e ordinerà a Prudenzio di indagare. La Castagneda intanto non vedrà altra soluzione se non quella di obbedire agli ordini della sua madrina e le prometterà che resterà. Affermerà per giunta che Puente Viejo è la sua città natale. Dirà di amare Roberto, mentirà spudoratamente e di voler restare accanto a lei, la sua amata madrina. Alla casona, pertanto, dopo qualche giorno, si celebrerà una festa in onore dei due innamorati. Tutti saranno al settimo cielo, tutti, tranne il Messia. Vedremo che l'uomo soffrirà terribilmente e starà malissimo non solo psicologicamente, ma anche a causa di dolori fisici lancinanti. Franziska lo terrà d'occhio e inviterà Prudenzio a controllare che stia gestendo i suoi affari nel migliore dei modi. Fernando si accorgerà di essere pedinato e chiederà al suo amico di vuotare il sacco. Non passerà molto tempo che scoprirà la terribile verità. La Montenegro vuole eliminarlo, tagliarlo fuori dalla vita di Maria. L'antagonista di Gonzalo dunque non vedrà altra scelta se non quella di accettare la sua partenza. E durante un'accesa discussione con la matrona, quest'ultima gli darà del bugiardo e dell'approfittatore. Il ragazzo, profondamente ferito, si mostrerà molto combattuto tra l'abbandonare con dignità Puente Viejo e farlo invece vendicandosi di tutti. I fratelli Ortega, nel frattempo, ricapitoleranno i diversi conflitti che si stanno tenendo alla casona. Saul si dirà disperato per la freddezza con cui Julieta lo sta trattando. L'uomo infatti ancora non sa alcunché della violenza subita dalla donna da Eustachio e Lamberto. Prudenzio invece si dirà spaventato in quanto la guerra tra Fernando e Franziska lo sta coinvolgendo troppo. Come evolverà questa storyline? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.